I bambini sono in trappola. È tipo il purgatorio questo? O inferno, forse più l'inferno. Amara è inventata da me. Questo non è possibile, lei c'era. C'era, io lo so, lo sento. Devono esserci delle tracce da qualche parte. Mi sa che lei non c'era. Possiamo cercare la sua cartella clinica nell'archivio, dove c'erano anche le lettere della mamma. Va bene, proviamo a cercarla allora. Adesso devo ricordarmi dov'era l'archivio però. Dunque, Amara è con la A, quindi dovrebbe essere qua dentro. Amara B. Anni 32, casalinga, madre di due figli. Oh mio Dio, ma esisteva Amara! Ma allora Amara esiste. Eppure lei non aveva figli. La foto è lei, quindi non l'ha inventata. La foto è lei? Io non capisco. Quindi hanno insabbiato la cosa. 3 giugno 1936. Ricoverata ieri, accompagnata dal marito, mostra segni di miglioramento. 10 giugno. Ilare, serena, tranquilla, si comporta bene, si tiene ordinata e pulita. Dimessa l'8 giugno. Come dimessa? Subito. 28 aprile 1936. Ah no, l'ha riportata. Giunge portata dal marito, in preda al nervoso e all'ansia. Probabilmente il marito la maltrattava a questo punto. Dimessa il 14 maggio. 8 marzo 1938. Pochi giorni prima del ricovero di René. Me lo aveva detto che era lì da poco anche lei. Ah, ecco. Giunta ieri l'altro in stato febbrile e di ieri l'altro. Agitazione. Dimessa il 14 marzo. Continuava a entrare e uscire comunque. Lei non andò via. Sicuramente non dopo pochi giorni, no? Ah. 22 giugno 1939. Nuovo ricovero. Cioè, ancora una non volta vorrei che tipo lei avesse associato ricordi reali a cose inventate a questo punto. 1 agosto 1941. Ennesimo ricovero per agitazione. Dimessa il 27 agosto. Entrava ed usciva. Stava qui solo per brevi periodi, ma io la ricordo sempre con me. Probabilmente non è così. Secondo me ci sono metà ricordi reali e metà ricordi inventati. 1942. Ancora qui. Stessa situazione. 8 marzo. Rispetto ai precedenti ricoveri, la paziente appare depressa, anche trascorsi alcuni giorni, seppure orientata e attenta. Dimessa il 25 marzo. 2 aprile. La paziente è distratta, taciturna e disinteressata. Il marito l'ha portata perché non mangia, dottore. Dorme sempre, sono così preoccupato. Voi la conoscete, la potete aiutare. Secondo me il marito non era tanto preoccupato. Tubercolosi. Paziente trasferita al padiglione Maragliano. No, tubercolosi! Isolamento. 3 maggio. Morta per tubercolosi. No! Ore 8:30 circa. Mi dispiace, morta! Amara morta. Povera amica mia, non ho potuto neanche salutarti. No. Allegato scritto della paziente, probabile delirio. Oh. Sto morendo, lo so. Perdo molto sangue anche dentro. È strano, da quando sono tornata qui non riesco a pensare ad altro che a quella ragazzina. Oh, si ricordava di noi, siamo state il suo ultimo pensiero. Che carino. È vero. Ma mi è rimasta nel cuore. Sarà ancora più. Allora eravamo veramente legate. Voglio che non sia così. Che stia meglio. O che sua madre l'abbia portata via. I miei ricordi non corrispondono. Che senso no. Ha questo? Forse la mia memoria mi tradisce. Penso proprio di sì. Le cose non sono come le ricordo, come le vedo io. Ma lei dice che mi voleva bene. Davvero non riesco a capire. Nemmeno io. Vorrei solo salutarla un'ultima volta. È morta. Non le ho mai detto neppure addio. Mi dispiace, ma non se puede. E invece. Come poteva sopravvivere l'anima in questo inferno? Vorrei. Questo è il funerale? Ancora una volta a sentire qualcosa. Dolore, passione. Sentire ancora una volta le lacrime che mi bagnano il viso. Ricordarmi di essere stata viva. Sì, è il funerale. Però questo non è un ricordo di René. Perché lei non lo sapeva. O forse lo sapeva e non se lo ricordava? Non lo so. Ah,
Siamo al cimitero. Adesso devo riuscire a trovare la tomba di Amara? Sì, ma non ho voglia di guardarle tutte. Vabbè, andiamo dritto, magari. Qua dentro si può entrare? No? Qua? Perché sono potuta entrare qua? Ha senso? Vabbè, già capito, dobbiamo guardare tomba per tomba se troviamo quella di Amara. Non posso sapere se è quella di Amara. Ah, non lo può sapere. Queste croci sono senza nome. Non potrò mai sapere di chi sono. Sì. Quindi le dobbiamo guardare Non ci tutte. sono nomi. Non contavamo nulla, nella morte come nella vita. Ah, che brutto questo. Se qualcuno là fuori si prendeva cura di te, allora forse. Io avevo la mamma. Lei aveva il Vengo marito, però. all'ospedale, ci verrà a prendere. Lo ha promesso. Come andiamo ad aspettare? Dobbiamo andare a vedere se la mamma ci aspetta. Ma dove, scusami? Cioè, lei dove dovrebbe venirci a prendere? Faccio il giro? La mamma verrà. Verrà. E ma dove? Siamo nel bosco. Dove cavolo sto andando a finire? Di qua c'è qualcosa. Lo ha promesso e verrà a prenderci. Secondo me non viene la madre. Ci porterà a casa. Ora ho capito, non sbaglierò più. Ma io non credo che tu abbia veramente capito perché stai completamente negando la realtà. Dove cavolo sto andando? Qua ci sono dei campi. C'ero già stata qua. Non so cosa mi serva, ma prendo della verdura? Ci sarà qualcos'altro? Divieto di caccia. Non sbaglierò più, mamma. Non lasciarmi qui, ti prego. Qua però è anche chiuso e non ci posso andare. Qua altro divieto di Non darò caccia. fastidio a nessuno. Starò tranquilla nel mio angoletto. Sì. Come mi manca quell'angoletto buio. Ci passavo intere giornate. Ma quale angoletto buio? Starò lì, buona buona, ma portatemi via. Portatemi via da questo posto. E dove sto andando Devo io? sempre rimanere concentrata su nulla. E io sto viaggiando nei boschi da sola, a caso. Che fine ho fatto? Altrimenti mi perdo e ho paura di non essere più in grado di tornare. Ah, stiamo tornando dalla serra. Qualsiasi pensiero mi sconvolge in un modo incredibile, che non sono in grado di gestire. Ho paura di me stessa, di quello che potrei fare quando mi perdo e non ricordo. Questo è però il punto da cui io ero partita con tutta la storia. Ma Sono le ferite che porto con maggiore vergogna. sto ritornando dentro. Vorrei solo potermi chiudere in un guscio, nel mio angoletto. L'ho notato. Non vedere più, non sentire più, non esistere più. Verena. Madre, portatemi via, ve ne prego. Mi ero dimenticata di vedere un paio di posti, quindi ve li faccio vedere adesso. Qua c'è un bellissimo vigneto, fantastico, fenomenale. Ci dovrebbe essere un piccolo lago. Ah, è questo il lago. Beh, bello! È un luogo turistico ameno, eh. Sono contenta di avermelo mostrato. Riprovo a entrare. Sono tornata dentro al punto di partenza. Aspettiamo la mamma in sala d'attesa. Sala d'attesa, e qual è? Forse E se questa? fosse già passata? Se fosse già andata via? Controlliamo in accettazione. Ok, in accettazione è questa di qua, questa sono sicura. Proviamo a vedere il foglio qua, l'avevo già visto in realtà, però. Signorina, la prego inviare il seguente telegramma ad Ada T. Ah, dai, la madre Impossibile forse. dimettere, rimetti. Parere No! psichiatrico contrario. Quindi non mi hanno dimessa. Questa è una condanna alla reclusione a vita. Io Eh sì. non posso passare tutta la vita qui. Non Ma. posso. È una sentenza di morte. Cosa? Ho preso le forbici? Cosa mi sto uccidendo?
Ma non capisco, ma... No, 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 non sto capendo. Sì, lo leggo che è la scuola elementare, grazie per il sottotitolo. Sono a scuola? Non c'è nessuno. Ah, qua è aperto. Non capisco. Questa canzone è angosciantissima. Però non capisco, cioè, noi non siamo mai uscite dall'ospedale psichiatrico, eppure ci siamo tornate dentro quando era già comunque completamente distrutto. E era come se non fossimo mai uscite e ci siamo uccise e adesso siamo nella scuola. Vi giuro, io non sto capendo il filo logico di questa trama. Io non sto capendo niente. Ah, qua stanno diventando delle celle. I bambini sono in trappola. È tipo il purgatorio questo? O inferno, forse più l'inferno. Però... Momento, c'è qualcosa qua intorno? Io tiro dritto. E ora? Un bellissimo disegno. Uno su 17, devo trovare i disegni. Dunque, devo trovare tutti i disegni a questo punto. René è gentile con Don Gino, ma lui mi... Ah, il prete. Sempre. Anche perché mi ricordo della lettera della mamma che diceva che aveva chiesto a Don Gino di pregare per noi. Mi sto perdendo. Cose brutte fai? A scuola si imparano tante cose e bisogna andarci, perché se no come si fa? Giusto. Dunque, io arrivo da lì in alto. Cioè no, io arrivo da qua. Oh mamma, che giro devo fare? Proviamo ad andare qua a sinistra, anche se forse da dove sono andata la prima volta? Mi sa che qua vi taglierò un po' di scene e vi farò vedere solo i disegni. Beh, iniziamo a vedere questo qua nel corridoio. La mia bambola Charlotte è tanto bella e tanto buona. René no, invece. René no. Benissimo, cosa hai combinato? Mi vogliono fare male, sono tanti, volano. Neanche Charlotte mi può aiutare. Ma cosa sono? La mamma lavora tanto perché io devo mangiare, se no non cresco mica. Chiaro, ha senso. Un uccello nero mi sta mangiando la testa. Ecco perché mi fa tanto male. Non credo che sia reale, sai? Così è intuito, potrei sbagliarmi, ma... Il signor Onofrio è gentile, ci aiuta. Se lui non c'è, allora sì che devo avere paura. Beh, allora è gentile il signore che era venuto a trovarmi, a meno che sia quello che mi ha stuprato in macchina. A meno che io in realtà mi prostituissi e sia colpa mia, perché non ho ancora capito. Io non sono come gli altri, perché no? Perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti, e non abbiamo ancora nemmeno capito qual è il tuo problema. Don Gino sa tutto. Parla con Dio, che gli dice un sacco di cose. Sì? Non penso che sappia proprio tutto, Un gatto mi entra in bocca e mi mangia tutto da dentro. Almeno non si vede niente. Ok. Sta diventando tutto buio. No, volevo trovare tutti i disegni e non li ho trovati tutti, quindi era a tempo. Ma che cosa è successo? Non ho idea. Forse sono morta. Non ne ho idea, giuro. Forse sono morta.
Non ce la faccio dal serio. Ma che succede? Che mi succede? Questa è la scena iniziale, tra l'altro. Qui non c'è nessuno, eppure questi rumori. Dio, che male. Oh, oddio, non mi dire che lei in realtà non è mai uscita e che era tutto nella non nostra testa. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Dimmi di no. Vi giuro, io non riesco a capire cosa diamine stia succedendo. Oddio, ma io sono ancora lì dentro, quindi... Non sono mai uscita da qua. Forse. Ma... No, no, vabbè, ma io... No, io non sto capendo. Dove mi sta portando? Non riesco più a vederla in faccia. No. Riesco solo a guardare sopra di me. No, aspetta. Vorrei guardare in basso. Non riesco a guardare in basso. Oh, sto cercando di capire, ragazzi. Sono su un ascensore. Vabbè, guardo davanti a me, tanto. Dove mi stanno portando? E perché non vedo più la faccia dell'infermiera? Ho capito, dobbiamo girare in questo posto in eterno. Cioè, sono 10 minuti che stiamo su sta barella e andiamo avanti. No! Sono tornata... Posso? 4 maggio 1942. La paziente aveva in passato manifestato propositi di suicidio, non dando mai seguito alle intenzioni. Ieri si è inflitta lesioni importanti. Ah, era successo nel passato questo. Ho cercato di suicidarmi con le forbici. Contenuta e trasferita. Perché mia madre non poteva venirmi più a prendere? Trasferita a reparto agitate per osservazione. Isolamento, insulinoterapia. Questo è il reparto agitate. Buona risposta alla terapia. Risponde alle domande e ricorda quanto accaduto, ma non vuole dare spiegazioni. Dichiara di avere dei vuoti di memoria, interi sì. Giorni di cui non ricorda nulla. Si mostra anch'io non ricordo le cose. Di essere rassicurata. Cioè, nel gioco intendo, non pensa nella vita di aver reale. Ha fatto cose mostruose nei periodi di cui non ha memoria. E che cosa posso aver mai fatto? Ma io quindi ora cosa devo fare della mia esistenza? Io non ho capito un cavolo, sono ancora qua dentro. E poi sono in un reparto che non credo di aver mai visto.